Papa Francesco nel messaggio di Natale sostiene una soluzione concordata per la Terra Santa. Si possa finalmente arrivare alla pacifica coesistenza di due stati all'interno di confini certi tra loro e internazionalmente riconosciuti. Questa è la richiesta del Pontefice. Ma su Gerusalemme resta lo scontro diplomatico con gli Stati Uniti che per ritorsione contro la delibera dell'ONU sul riconoscimento di Gerusalemme capitale dello Stato di Israele annunciano il taglio dei fondi versati alle Nazioni Unite. La Commissione elettorale centrale russa ha bloccato la candidatura del leader dell'opposizione Alexei Navalny, che non potrà quindi correre per le presidenziali in programma a marzo del 2018, ineleggibile per problemi con la giustizia, il verdetto della Commissione. Dopo la bocciatura della sua candidatura, Navalny ha esortato tutti i suoi sostenitori a non partecipare al voto. Non riconosceremo il risultato di queste elezioni. E mancano ormai pochi giorni all'atto del Presidente della Repubblica Mattarella che annuncerà lo scioglimento del Parlamento, ma prima della decisione del Capo dello Stato ci sono gli ultimi appuntamenti istituzionali. Dalla seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Banche in programma domani fino alla riunione del Consiglio dei Ministri di mercoledì, dove si rinnoverà il decreto sulle missioni militari all'estero con la novità di un contingente di nostri soldati in Niger. Una tragedia al momento senza spiegazioni a Caserta. Un ragazzo di 14 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile vagante mentre passeggiava con gli amici. Il ragazzino non ha alcun legame con famiglie di Camorra e resta ancora non chiara la dinamica dell'episodio. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7, un messaggio di pace, di speranza e soprattutto di apertura verso il prossimo, in particolare i migranti, questi temi al centro delle parole di Papa Francesco nelle ultime ore, a partire dalla messa della mezzanotte del 24, tra 24 e 25, in cui appunto Papa Francesco ha messo al centro delle sue parole i migranti e soprattutto chi fugge dalla sua terra per guerre, per persecuzioni, fino a ieri mattina, quando parlando in una piazza San Pietro gremita ha ricordato la sofferenza che si legge negli occhi dei bambini che nei paesi dove c'è la guerra vivono, ma anche di quelli che vivono in condizioni di difficoltà, ad esempio ha ricordato i bambini dei genitori che non hanno lavoro. Ha parlato anche dei venti di guerra che soffiano su alcuni paesi del mondo e in particolare soprattutto ha fatto un richiamo forte alla Terra Santa, dove è salita la tensione nelle ultime settimane. Facciamo allora il punto. È stata una preghiera forte, a tratti politica, quella che il Papa ha pronunciato ieri prima della tradizionale benedizione Urbi et Orbi. Una preghiera che ha attraversato le zone più devastate del pianeta, che ha raccontato il disagio, la guerra, la malattia, la povertà. C'è Gesù negli occhi dei bambini migranti, in quelli dei siriani e degli iracheni, che vivono in paesi distrutti da un conflitto che non è ancora finito e dove si dovrà ricostruire prima di tutto il tessuto sociale. È in quelli dei piccoli yemeniti vittime di una guerra dimenticata, che ha portato con sé la carestia e le malattie. C'è Gesù negli occhi dei bambini dei paesi africani, in quelli di chi scappa in cerca di una vita più sicura e in quelli dei piccoli che soffrono perché i genitori non hanno un lavoro e non possono garantire loro una vita dignitosa. Nel corso della messa di mezzanotte il Papa aveva detto che è Gesù a dare un documento di cittadinanza, una neanche velata allusione al dibattito sullo Ius Soli. Ieri, nella preghiera al mondo, è tornato sulla questione palestinese, augurandosi che le parti tornino al dialogo e si possa finalmente arrivare a due stati con confini chiari e riconosciuti internazionalmente. È stato un chiaro riferimento a quanto sta accadendo negli ultimi giorni: il riconoscimento di Gerusalemme capitale da parte degli Stati Uniti, le proteste, le violenze nei territori, l'approvazione di una risoluzione di condanna passata all'ONU nonostante le minacce USA e con pochi voti contrari, tra i quali c'era quello del Guatemala, proprio il piccolo paese centroamericano che ieri ha annunciato che seguirà la strada scelta da Trump riconoscendo Gerusalemme capitale unica di Israele. Intanto restano difficili i rapporti proprio tra Donald Trump e l'ONU. Gli Stati Uniti hanno reso noto di aver negoziato un taglio di circa 285 milioni di dollari per il biennio 2018-2019 al bilancio proprio delle Nazioni Unite. L'annuncio della missione americana al Palazzo di Vetro non specifica quale sia attualmente l'ammontare del budget o quale effetto questo taglio avrà sul contributo statunitense alle Nazioni Unite. L'ambasciatrice di Washington all'ONU, Nikki Haley,
ha detto che l'inefficienza e la spesa eccessiva dell'organizzazione sono note e che lei non lascerà che si approfitti della generosità del popolo americano. La rappresentante diplomatica statunitense si è detta soddisfatta del risultato del negoziato, ma ha spiegato che continuerà a cercare modi per aumentare l'efficienza dell'ONU e al tempo stesso proteggere gli interessi americani. E adesso ci spostiamo in Russia, dove la strada verso la rielezione di Putin è sempre più in discesa. Infatti la commissione elettorale ha respinto la candidatura di Navalny, il suo principale oppositore. Era ampiamente previsto ed è arrivata la bocciatura da parte della Commissione elettorale centrale russa, che ha respinto all'unanimità la candidatura dell'oppositore di Putin, Alexei Navalny, alle elezioni presidenziali del 2018. Tutti i 12 componenti della Commissione hanno votato contro la candidatura di Navalny, motivando il rigetto con la condanna a 5 anni per appropriazione indebita da lui subita. Una sentenza sulla quale molto si è discusso, vista la tendenza di Vladimir Putin a liberarsi degli oppositori politici usando la magistratura ed in particolare facendoli condannare per reati legati al patrimonio. Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica e per questo aveva chiesto alla Commissione elettorale di non tenerne conto ai fini della sua candidatura politica alle prossime presidenziali. Non che l'oppositore più noto nel regime di Zar Vladimir avesse davvero le carte in regola e la forza per defenestrarlo alle urne, ma certamente in questo modo il voto del prossimo 18 marzo, giorno nel quale la Russia celebra l'annessione della Crimea avvenuta nel 2014, si trasforma in una formalità e nel solito plebiscito per Putin, che già ha avuto buon gioco nel far allungare la durata del mandato da 4 a 6 anni. Una sua vittoria lo manterrebbe alla guida della Russia per la quarta volta fino al 2024. Dopo la scontata bocciatura della sua candidatura, Alexei Navalny ha esortato tutti i suoi sostenitori a non partecipare al voto. Stiamo dichiarando uno sciopero degli elettori. Chiediamo a tutti di boicottare queste elezioni e non ne riconosceremo il risultato, ha detto alla stampa. E rimaniamo in Russia, perché ieri per alcune ore si è temuto un nuovo attacco terroristico, mentre invece sembra che dietro l'incidente che è avvenuto nella capitale in realtà non ci sia un gesto deliberato. Per gli investigatori quindi sarebbe legato ad un guasto tecnico il motivo per cui un autobus è uscito all'improvviso di strada, lo vedete nelle immagini, finendo dentro un sottopasso della metropolitana alla fermata di Slavinsky Boulevard nella zona occidentale della città, uccidendo 4 persone e ferendone 11, vedete, 2 sono in gravi condizioni. L'autista, un russo, non era ubriaco e ha dichiarato che il mezzo è iniziato a sbandare, i freni non rispondevano e lui non è riuscito a controllarlo. In Russia, lo ricordiamo, è alta l'allerta terrorismo. Secondo i media russi, la CIA ha aiutato i servizi di Mosca a smantellare una cellula dell'ISIS che stava pianificando un attacco kamikaze nella cattedrale di San Pietroburgo per il 16 di dicembre. Intanto in Germania invece ci sono problemi dal punto di vista politico, perché si fatica davvero a trovare la quadratura del cerchio per il nuovo governo. Si preannunciano tempi lunghi, la Merkel sta un po' facendo i conti con la sua politica dell'immigrazione, dalle urne non è uscita una netta maggioranza e anche la strada per un'eventuale coalizione è tutta in salita. Potrebbe non vedere la luce prima di marzo il nuovo esecutivo tedesco. Non era mai successo dal dopoguerra che il paese restasse così a lungo senza un governo, addirittura 3 mesi e ora altri possibili 90 giorni di impasse. Una prospettiva che Angela Merkel vorrebbe a tutti i costi evitare, se anche i colloqui in programma la prossima settimana per una nuova grosse coalizione CDU, CSU, SPD dovessero fallire, preferirebbe tornare alle urne. Nel discorso di Natale il presidente tedesco Steinmeier ha invitato alla calma, esortando i propri connazionali, memori dell'incubo instabilità della Repubblica di Weimar sfociata nel nazismo, a non avere paura. I tedeschi hanno votato per il nuovo Bundestag, il Parlamento federale, il 24 settembre scorso. Nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta, aprendo una crisi che la Germania potrebbe pagare a caro prezzo. Ma fino ad oggi tutti i tentativi hanno fallito, a cominciare da quello di mettere in piedi una coalizione cosiddetta Giamaica, nera, verde, gialla, fallito a novembre dopo settimane di trattative per il passo indietro dei liberali. Dopo il nettissimo rifiuto del segretario socialdemocratico Martin Schulz, che subito dopo il disastro del voto con l'SPD ai minimi storici aveva promesso che non avrebbe mai dato vita ad una nuova grossa coalizione come quella uscente con l'Unione CDU-CSU di Angela Merkel, ora l'ex presidente del Parlamento europeo è tornato
sui propri passi. L'incontro con la Merkel e con i leader degli altri partiti è fissato per il 7 di gennaio, ma per accelerare i tempi una riunione segreta sarebbe stata fissata per il 3. Il tempo stringe e la Germania non può aspettare. E adesso ci spostiamo a Cuba, nella città di Remedios, dove durante un tradizionale festival che accompagna la vigilia di Natale si è verificata l'esplosione, per cause ancora da accertare, di alcuni fuochi d'artificio che ha provocato il ferimento di almeno 40 persone. Di queste 22 sono ricoverate in gravi condizioni, tra di esse ci sono anche 6 bambini di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Il popolare festival, che si celebra il 24 dicembre di ogni anno, anche con l'esibizione di carri allegorici e spettacoli pirotecnici, richiama migliaia di cubani e numerosi turisti. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, però, tra i feriti rimasti coinvolti nell'esplosione non ci sarebbero al momento turisti stranieri. E veniamo adesso alla politica, perché siamo davvero alle ultime battute per quanto riguarda il nostro Parlamento, ma prima ci sono delle questioni istituzionali da affrontare. Facciamo allora il punto. Si prepara un fine anno intenso per la politica, nonostante la 17ª legislatura sia ormai arrivata quasi al capolinea. Infatti, mentre le festività invernali regalano una breve pausa alla campagna elettorale di fatto già iniziata, alcuni appuntamenti istituzionali segneranno la settimana. Tra questi anche l'ultima seduta dell'ufficio di presidenza della commissione d'indagine sulle banche, che ha monopolizzato il dibattito politico di novembre e dicembre. Domani, infatti, sotto la presidenza di Pier Ferdinando Casini, il gruppo di lavoro ristretto dovrà tirare le somme delle varie audizioni che si sono succedute e decidere sul numero di relazioni finali da licenziare. Il presidente Casini punta ad un unico testo, ma strutturato in modo tale da essere approvato all'unanimità. Una soluzione è questa, che però al momento sembra poco probabile. È più facile invece che si arrivi ad una relazione della maggioranza e ad altre 2 o 3 espresse dalle varie minoranze. Sempre per mercoledì è prevista anche una seduta del Consiglio dei Ministri che dovrà rinnovare il decreto sulle missioni militari italiane all'estero e che dovrà contenere la novità annunciata da Paolo Gentiloni 2 giorni fa, un contingente di nostri soldati in Niger per vigilare sulle rotte dei migranti che arrivano da sud. Il 28 dicembre invece ci sarà la tradizionale conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, un appuntamento molto atteso anche perché in quell'occasione il Premier, oltre a tracciare il bilancio dell'attività del suo governo, fornirà anche indicazioni utili per capire il cammino della maggioranza e del suo esecutivo durante la campagna elettorale. Ciò che al momento sembra più probabile è che il Presidente del Consiglio non andrà da Mattarella a dimettersi, ma che continuerà la propria azione, non da dimissionario, fino all'insediamento delle nuove Camere. L'ultimo atto, dunque, lo compirà il Capo dello Stato, lo scioglimento del Parlamento, che potrebbe arrivare il pomeriggio stesso del 28, quindi dopo la conferenza stampa di Gentiloni, o al massimo il giorno dopo, il 29 dicembre. E la data più probabile per il voto resta quella del 4 marzo 2018. E ci spostiamo adesso a Caserta, dove rimane per il momento senza una spiegazione la tragedia di cui è rimasto vittima un ragazzo di 14 anni colpito da un proiettile vagante, adesso in gravi condizioni. Resta in coma farmacologico il ragazzo di 14 anni, ferito in strada a Parete, nel Casertano. I medici gli hanno estratto un proiettile dalla testa, aveva attraversato tutta la scatola cranica, causando un vasto edema cerebrale. Ora è in prognosi riservata nella rianimazione dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Intanto gli inquirenti seguono tutte le piste. La procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio. Si tratta di un caso difficilissimo, hanno detto subito. Come fu quello di Marta Russo, uccisa da un proiettile nell'Università di Roma, La Sapienza. Perché entrambi i ragazzi non potevano essere gli obiettivi di chi ha premuto il grilletto, non avevano nulla a che fare con la criminalità. Luigi, il 14enne di Caserta, era una promessa del calcio, niente camorra nella sua vita né in quella dei familiari o degli amici che erano con lui. Improbabile che fosse quindi l'obiettivo di chi ha sparato o che sia stato colpito al posto di un altro. Gli investigatori hanno trovato anche diversi bossoli a terra, segno che chi ha premuto il grilletto lo ha fatto più volte, però nessuno degli amici che era con Luigi ha sentito qualcosa e non risulta sia stato usato un silenziatore. Di certo non hanno sparato dal balcone che si trovava di fronte al luogo del ferimento in via Vittorio Emanuele, magari da un altro più lontano, forse qualcuno che voleva solo provare una pistola e ha sparato più colpi verso l'alto. Uno cadendo si è piantato nella testa di Luigi. Gli esami balistici effettuati nelle abitazioni delle vicinanze non hanno dato risultati utili. Sono tante le case con tracce di polvere da sparo, soprattutto a pochi giorni dal Capodanno. Si spera che una telecamera di videosorveglianza abbia catturato qualcuno
qualcosa. Non è ancora chiaro nemmeno se il ragazzo fosse seduto su una panchina o stesse camminando. Quando si è accasciato al suolo, davanti a un bar, gli amici che lo hanno soccorso lo hanno trovato con il volto coperto di sangue. Hanno pensato che avesse sbattuto la testa sul marciapiede. Solo in ospedale i medici si sono accorti che aveva un foro di proiettile in fronte. E intanto restano gravi ma stabili le condizioni del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, ricoverato ieri in rianimazione all'ospedale Gemelli di Roma per problemi di natura cerebrovascolare. Secondo fonti ospedaliere, l'ex patron della Fiorentina, 75 anni, viene tenuto in coma farmacologico. Questa mattina arriverà a Roma la sua famiglia, i figli Mario e Vittorio, insieme alla madre Rita Rusic, partiti ieri da Miami. Intanto in questi giorni di Natale non possiamo comunque non ricordare che non sono giorni sereni e di festa per tutti, ma ci sono anche delle situazioni davvero difficili e particolari. Vediamo. Il gelo delle casette dei terremotati del centro Italia, il conforto delle parole di un arcivescovo e il pranzo di Sant'Egidio per i senza fissa dimora. Tre facce di un Natale non certo splendente per molti. Ad Amatrice innanzitutto, dove il freddo e la neve hanno portato alla luce difetti e limiti delle strutture abitative d'emergenza. Problema principale è il cattivo funzionamento dei riscaldamenti. Le temperature rigide hanno infatti molto spesso provocato il blocco delle caldaie con i tubi dove dovrebbe scorrere l'acqua calda, ghiacciati per mancanza di liquido antigelo. Casette concepite per villaggi estivi, adattate in aree di montagna, secondo i comitati civici dei paesi colpiti dalle scosse sismiche del 2016. A Milano invece i detenuti di San Vittore hanno ricevuto la visita del nuovo arcivescovo. Monsignor Delpini ha stretto le mani e detto messa nel cuore del penitenziario, circondato da detenuti di ogni razza e religione, e ha elogiato l'impegno di chi cerca di reinserirsi attraverso il lavoro per farsi trovare pronto quando avrà terminato di scontare la pena. A Roma la chiesa di Santa Maria in Trastevere si è invece affollata, come ogni anno, dei tanti senza fissa dimora per il pranzo di Natale organizzato dalla comunità di Sant'Egidio, un rito che si è ripetuto in altre 70 città italiane con 60.000 pasti serviti. E adesso lo sport con il calcio. Dopo la giornata di campionato che si è conclusa sabato scorso, oggi ritorna la Coppa Italia con la sfida dei quarti di finale tra Lazio e Fiorentina. Questo primo campionato senza la consueta pausa natalizia si appresta a girare la boa di metà strada con la capolista Napoli che venerdì prossimo aprirà le sfide dell'ultima d'andata recandosi a far visita al Crotone con l'obiettivo unico dei tre punti che gli assegnerebbero con merito il titolo di campione d'inverno. Morale alto in casa partenopea col presidente De Laurentiis che attraverso il sito ufficiale della società ha voluto fare gli auguri di buon Natale ai suoi tifosi, mentre Marek Hamšík ha voluto festeggiare il fresco record di un marcatore assoluto nella storia napoletana, immergendosi nelle gelide acque di Pineta Mare con l'intento di sostenere le attività dell'omonima associazione benefica. Ma alle spalle della squadra di Sarri c'è una Juventus sempre più minacciosa e reduce dal successo con la Roma, che ha restituito a Massimiliano Allegri un collettivo tosto e al momento difficile da battere. Sembrano queste per ora le squadre più accreditate nella lotta a scudetto, mentre i giallorossi di Eusebio Di Francesco sembrano aver smarrito la via del gol, costata loro punti pesanti e che ha permesso ai cugini della Lazio di accorciare in classifica dopo il poker di reti rifilato al Crotone. E proprio gli uomini di Inzaghi stasera apriranno il tabellone dei quarti di Coppa Italia ospitando la Fiorentina in una gara secca che vale la semifinale. Di fronte però troveranno una squadra rinfrancata dalla vittoria sul campo del Cagliari e intenzionata a dare battaglia. Ex di questa sfida è il tecnico viola Stefano Pioli, che vorrebbe festeggiare al meglio il suo onomastico. Grande attesa anche per il derby di Milano in programma domani, tra due squadre distanti sì in classifica, ma accomunate dal difficile momento che stanno vivendo. Per entrambe dunque l'eventuale accesso alle semifinali di Coppa Italia potrebbe rivelarsi un ideale toccasana. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 13.30. Per tutti gli aggiornamenti il nostro sito internet e l'account Twitter. Vi auguro una buona giornata.